benvenuti. Oggi è giovedì 29 giugno 2023. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.25. La luna sorge alle 5.35 e cala alle 21.07. Il 29 giugno è la festa dei santi Pietro e Paolo. Il nome Pietro viene dall'ebraico e significa sasso squadrato. Il suo numero fortunato è l'8, il colore è il giallo, la pietra è il diamante e il metallo l'oro. Paolo viene dal latino e vuol dire piccolo. Il suo numero fortunato è il 5, il colore è il rosso, la pietra è il rubino e il metallo l'oro. Quando si tratta di pulire le pentole, ci sono alcuni trucchi che possiamo usare. È consigliabile optare per detergenti per piatti fai da te e sostanze naturali come aceto, polvere di pietra pomice e bicarbonato. In alternativa, possiamo fare affidamento sull'acqua di cottura della pasta ancora calda. Solo che dobbiamo essere onesti, queste opzioni non sembrano del tutto igieniche. D'altra parte, abbiamo a nostra disposizione la lavastoviglie, che farà tutto il lavoro sporco, letteralmente. Auguri per i 55 anni di Federico Zampaglione, cantante dei Tiro Mancino. Il gruppo è diventato famoso soprattutto grazie all'album La descrizione di un attimo. Nel 2006 ha debuttato nel mondo del cinema come regista, dirigendo il film Nero bifamiliare, progetto nel quale è coinvolto la compagna Claudia Gerini. I due hanno avuto una figlia, per poi lasciarsi nel 2016. Auguri anche al rapper sardo Salmo, che compie 39 anni. Ha debuttato nel 2011 con l'album The Island Chainsaw Massacre ed è diventato un'icona nel panorama musicale italiano. Ha pubblicato album di successo come Midnight, Elvis Beck e Playlist e ha collaborato con numerosi artisti italiani e internazionali. Infine auguri al comico Maurizio Battista per i suoi 66 anni. Ha realizzato numerosi spettacoli teatrali di successo e ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui Zelig, Colorado e Made in Sud. È strano che un premio Nobel per la pace sia intitolato all'inventore della dinamite. Eppure Alfred Nobel si occupava di armi. Dal suo testamento nacque il 29 giugno del 1900 la fondazione svedese che ancora oggi porta il suo nome e assegna annualmente un riconoscimento a chi consegue straordinari risultati nella chimica, nella fisica, nella medicina, nella letteratura e nella pace. Tra le tante restrizioni a cui devono sottoporsi i membri della famiglia reale inglese ce n'è una poco conosciuta. Si tratta del divieto di giocare a Monopoly dentro le mura di Buckingham Palace. È considerato un passatempo vizioso, quindi sconveniente. Preparatevi perché è giunto il momento di svelare i segreti dell'universo con l'oroscopo di Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi il cielo ci stupisce, Luna in Scorpione, Saturno in Pesci e Sole e Mercurio in Cancro creeranno dei magici giochi d'acqua. Vive i segni d'acqua! Ariete, voi siete di fuoco, quindi oggi la giornata non è granché ideale, eppure la quadratura di Mercurio e Sole vi mettono nelle condizioni di capire sempre di più tutto ciò che non capite normalmente degli affetti, quindi non siate spartani, ma il regalo della giornata è che oggi potete progettare un bel viaggio. Toro, la giornata di oggi è molto compatibile a voi se non fosse per quella luna in opposizione, quindi non vedete le cose al filtro di un qualcosa di difficile, poiché Saturno, solidità, Sole, energia e Mercurio, comunicazione, sono comunque dalla vostra parte. Coraggio, che oggi arriva anche una bella notizia economica. Gemelli, giornata molto interessante oggi, visto che tutto vi passa davanti e voi osservate incuriositi e attenti, soprattutto in dinamiche lavorative, ma anche economiche e di qualcosa che riguarda l'andazzo familiare, di cui discuterete con il partner in maniera costruttiva. L'idea giusta, come al solito, l'avrete voi in serata. Cancro, giornata splendida per voi, siete uno dei fulcri su cui si poggia questo grande trigono in sequenza e che fa brillare letteralmente di una luna magica le vostre acque. E sempre più affettuosi e innamorati, troverete la giusta collocazione per tutto. Leone,
Giornata un po' complicata oggi per voi, che vi fa sentire un po' esclusi dalle dinamiche celesti di cui vorreste essere protagonisti, ma di sottecchi. Una serie di configurazioni astrali fanno sì che abbiate l'intuizione giusta per produrre un qualcosa alla vostra maniera che lascerà di stucco tutti al lavoro, riprendendovi gran parte della soddisfazione che pretendevate. Vergine, giornata molto bella oggi, proprio perché molti pianeti sono assolutamente dalla vostra parte. E Saturno però parla di scadenze, di economia, ed è proprio quello sul lavoro in cui si deve rilanciare. Oggi riuscirete ad avere una programmazione efficace e ideale per tutte quelle che sono le problematiche. Bilancia, continuano i giochi dei pianeti che vi vogliono seduttivi, sedotti, affascinanti, ma anche perdutamente innamorati di qualcuno. Beh, c'è una novità nella vostra vita, vediamo se riesce a diventare qualcosa di speciale. Scorpione, stupenda giornata anche per voi. E beh, non se ne vedeva una così bella da un punto di vista zodiacale da un bel po' di tempo nel vostro cielo. La Luna vi porta i trigoni di Saturno, l'appoggio di Nettuno, quello di Mercurio e del Sole e della sua energia. Oggi potete di tutto e di più, sfruttate bene la giornata perché non capitava da tempo. Sagittario, vi snobbano un po' oggi i pianeti? Probabilmente Saturno esige da voi una serie di rendicontazioni e un lavoro da fare che avete un po' trascurato. Bene, datevi da fare e soprattutto curate bene le ossa. Capricorno, giornata interessantissima per voi che vi dà tutto, la possibilità di rigestire e trasformare qualcosa che era andato male. Fate comunque buon viso a cattivo gioco e mi raccomando, con chi vi ha fatto sentire delusi, non esplicate proprio tutto quello che pensate. Acquario, giornata molto interessante quella di oggi, proprio perché non ne andrà una dritta, vi ho avvisati. Eppure la Luna dispettosa in Scorpione traina dei pianeti molto interessanti. Quello che succede nel cielo è un po' il riflesso di un vostro progetto che sarà geniale e grande, ma che tarda un po' ad arrivare. Pesci. Questa è una giornata splendida. Saturno, Luna, Mercurio, Sole e anche la partecipazione di Nettuno all'Atere vi fanno il re dello zodiaco. Oggi il vostro Saturno vi darà una risposta definitiva e vi farà anche avere i mezzi per cambiare vita lavorativa o probabilmente accettare che tutta una serie di obiettivi possono essere raggiunti con metodo e anche la vostra insospettabile tenacia. In campo si affrontavano Bologna e Ambrosiana, l'antenata dell'Inter. Era il 29 giugno del 1929 e per la prima volta gli italiani avevano la possibilità di ascoltare la radiocronaca di una partita di calcio. Il compito venne affidato a un giovanissimo giornalista palermitano, Nicolò Carosio. Fu l'inizio di un'incredibile carriera che lo portò a raccontare le gare della nazionale per 37 anni. Uno dei proverbi più famosi al mondo, a friend in need is a friend indeed. Noi diciamo al bisogno si conosce l'amico o un amico si vede nel momento del bisogno. Beh, siamo onesti, è solo quando le cose si mettono male che scopriamo chi è davvero al nostro fianco. Non perdetevi neanche un istante, trovate tutte le puntate e i contenuti su Sicilia Play, il nostro canale YouTube. Oggi parliamo di un vero e proprio seduttore, il grande Giacomo Casanova. Nonostante la sua salute fragile, la nonna lo fa curare da una maga e da quel momento rimane affascinato dalle pratiche magiche. Alto 1,90 m, bello, colto, farebbe di tutto per conquistare le donne. Una sera, per stupire una sua amante, divora 6 uova. Casanova non ha neanche bisogno di lavorare, poiché viene mantenuto dalla sua famiglia. In seguito ai turbolenti eventi della Rivoluzione francese, trova lavoro come bibliotecario e decide di mettere per iscritto la sua storia, riempiendo ben 4.000 pagine delle sue memorie. Ci salutiamo con la frase del giorno. A tutti i mali ci sono due rimedi, il tempo e il silenzio. L'appuntamento a domani con una nuova puntata. Un bacio e buona giornata dalla vostra Naomi.